Che fare? Verrebbe da dire. Che fare quando ti trovi in minoranza e il gioco si fa duro? Quando senti dentro che il tuo posto dove sei è il giusto posto dove essere, ma che tutto intorno senti premere una normalità, una violenza della normalità che ti chiede di essere altro. Puoi fare come Maria Luisa, credo che si chiami Busi, che dopo 20 anni di lavoro in Rai ha il coraggio di lasciare la conduzione niente meno che del TG1, perché sente che l'informazione del TG è parziale. Cappello. Puoi fare come Santoro, che non so, sbraita le sue invettive di giustizia alla Savonarola. Potresti scendere in piazza. Potremmo scendere in piazza, come peraltro succede, le piazze sono piene. Potremmo cadere nella tentazione di reagire, di sentirci tristi, depressi e emarginati. Potremmo cadere nella tentazione di conformarci, cambiare idea. Sarebbe tutto più semplice. Oppure potremmo arrabbiarci, urlare e inveire. Oppure potremmo fare un'altra cosa. Continuare per la nostra strada come se nulla fosse. Tiremina, diceva il buon Scesa. Vai per la tua strada. Andiamo per la nostra strada in contatto il più possibile con il nostro sé, ascoltando con osservazione consapevole e amore compassionevole. E ignorando, e semplicemente ignorando, come se nulla fosse, muoversi tra le maglie del sistema, come l'acqua che scorre tra i sassi o filtra nella terra o evapora e diventa nuvola e poi diventa tempesta e poi piove e fa sorgere e fa crescere i germogli e fertilizza la terra. Scorriamo come se niente fosse. Nello spirito del tempo la violenza della normalità sta agendo in modo subdolo. Non siamo di fronte a nessuna dittatura, secondo me. Siamo di fronte alla perversione della normalità, a questa subdola manipolazione della ragione, a questa etica orologeria, a questo accordo, come sempre, è vecchio come il mondo l'accordo tra i poteri forti, le istituzioni, la Chiesa. È vecchio come il mondo. Non c'è nessun complotto. Semplicemente sta succedendo quello che è sempre successo, sotto un'altra forma. E cosa fanno i giusti? Vanno avanti per la loro strada. Se ti accorgerai di aver sbagliato strada, tornerai indietro. Non dare energia, non diamo energia, se non quella dell'amore compassionevole, dell'osservazione consapevole. Non diamo energia. In realtà non esiste il problema. È nello spirito del tempo, ma nello spirito del profondo, nel viaggio di ciascuno di noi esiste solo il kairos, l'opportunità da cogliere,
l'opportunità per la trasformazione, l'opportunità per accorgerti quali sono i giusti passi, la giusta azione da compiere qui ed ora. Muoviti tra le maglie del sistema, fluire come acqua, che sia una soluzione.